Il vostro film parla di donne, parla d'amore, però Ritratto di una giovane in fiamme parla anche di uguaglianza femminile e quindi di libertà, però libertà negata e libertà anche indomita. Com'è andata la scelta di questi temi e lo sviluppo soprattutto, lo sviluppo in scrittura? Sono dei temi che je n'ai pas choisir, Sono dei temi in realtà che io vivo, che mi appartengono, e da qui poi è venuta appunto l'idea di svilupparli in una sceneggiatura, in una scrittura, e l'idea quindi di dargli proprio potenza, di portarli sullo schermo con grande forza per poter appunto creare un immaginario che possa far pensare che tutto questo possa veramente esistere, creare questa intimità che è veramente un po' fuori dagli schemi, questo rapporto che va al di là del tipico rapporto basato comunque su un conflitto, ma un rapporto di un altro tipo che crea la suspense, crea anche poi la sorpresa, utilizzando, diciamo, degli espedienti diversi da quelli che invece sono, vediamo al cinema quando si tratta di rapporti. Proprio su questo poi andate molto a togliere gli elementi più che ad aggiungerli, soprattutto nella recitazione, come diceva Valeria Golino mentre spiegava il suo personaggio, ma anche nella messa in scena, per esempio nella musica, che viene negata per tutto il film e poi esplode in un certo senso. Anche la sensualità femminile funziona in questo modo, il sottilissimo erotismo che percorre tutto quanto il film, no? Beh, sicuramente sì, c'è stata proprio una riflessione sulle cose proprio da togliere nelle immagini, nelle scene, ma togliendo queste cose in realtà raccontiamo molto, cioè togliere la presenza degli uomini racconta molto dell'ambiente del patriarcato, togliere la musica ce la dice lunga su quella che è la potenza della musica, sia per la storia che per la storia del cinema, che per il cinema in genere. Si tratta veramente di un lavoro di concentrazione, cioè concentrarsi e voler mostrare nel film le cose che si desiderano veramente. È stato un po' questo quello che io ho voluto fare lavorando, proprio concentrarmi sul far vedere le cose che si desiderano e togliere le cose le quali una volta tolte ci raccontano e ci dicono molto proprio delle cose che sono state tolte. E poi le ultime due domande. A che punto siamo nel 2020 per quello che riguarda l'uguaglianza, realmente l'uguaglianza femminile, l'uguaglianza dei sessi, dell'LGBTQ, no? La comunità. E invece per quello che riguarda proprio la recitazione della coprotagonista, che è Valeria Golino, se avesse potuto scegliere non il ruolo della madre, ma o quello della pittrice o quello della modella, quale avrebbe preferito? I due, tutti e due, no? Chieda a lei, la Posso farli regista. tutti e due? One woman show. Perché effettivamente sono due ruoli che mi sarebbe piaciuto moltissimo fare da ragazza, tutti e due, moltissimo, perché tutti e due hanno dentro delle cose che mi interesserebbe ancora oggi che non posso più farlo, mi interesserebbe tantissimo poter esprimere. Devo dire che se me l'avessi chiesto all'inizio del film, proprio per la potenza di Adele e di questo personaggio così tanto amato, no? Il personaggio della ragazza dipinta, avrei detto la ragazza in fuoco, no? Poi adesso, avendo visto e rivisto il film, penso che Noemi fa un lavoro talmente anche incredibile nel film, ha un ruolo così, così bellissimo, un regalo per un'attrice. Un ruolo veramente anche liberatorio, è un ruolo bello. Sono veramente belli tutti e tre. Li voglio fare tutti io. E invece per la regista sulla situazione del 2020, della libertà e dell'uguaglianza delle donne. Film racconto oppure si pensa sempre che nella storia, diciamo, l'emancipazione, il progresso, l'evoluzione dei diritti delle donne, della libertà della donna abbiano seguito un progresso lineare. Invece non è stato così, perché noi sappiamo per esempio che all'epoca in cui è ambientato il film c'erano state tante donne artiste, pittrici, c'erano state delle donne molto impegnate anche politicamente, critiche d'arte, però a un certo punto è come se queste cose fossero scomparse e questo progresso che doveva essere lineare si è interrotto. Mentre oggi, per esempio, che viviamo di
nuovo momento in cui c'è un grande ascolto della parola delle donne, perché le donne hanno sempre avuto cose da dire, in alcune epoche sono state meno ascoltate, oggi di nuovo c'è un grande ascolto, ma non dobbiamo dare per scontato che questo seguirà sicuramente una linea dritta, che sarà tutto, diciamo, in discesa. È importante proprio per questo raccontare quello che anche che è successo in passato, che ci sono sempre stati questi cicli, cicli di grande emancipazione, di grande libertà, seguiti poi invece a dei periodi più bui. Basta pensare appunto ai diritti di tutte le minoranze, ai diritti delle donne che hanno subito appunto degli alti e bassi nel corso della storia. Il diritto all'aborto, per esempio, che sembrava ormai una cosa acquisita e data per scontata, purtroppo vediamo che in tanti paesi, paesi occidentali, prendiamo in primis gli Stati Uniti, è ancora un qualcosa di molto dibattuto e di molto controverso, così come ci sono dei momenti di grande libertà, di grande democrazie, ma sappiamo che laddove appunto questo raggiunge il picco c'è sempre poi la tendenza e il pericolo dietro l'angolo che tutto questo finisca e si passi esattamente all'opposto.